Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un What I Eat in a Day, il primo della mia carriera su questo canale, e nel frattempo appunto magari faremo qualche clip chiacchierata per non renderlo solo un What I Eat in a Day. Diciamo, mi piacciono molto quei video che uniscono un po' uno pseudo vlog al What I Eat in a Day. Sono le 8 del mattino circa, quindi super super presto, e devo fare appunto colazione, quindi ora mi metto a preparare la mia colazione, che in realtà non so ancora esattamente quale sarà, ma ve lo farò vedere tra pochissimo. Una cosa, vado a prendere dal frigo il mio latte vegetale che sto utilizzando in questo periodo, che è il Barista Avena della marca Benessi, davvero molto molto buono. C'è anche di soia e tutti gli altri tipi, ma a me piace di più il latte d'avena rispetto a quello di soia. Sono molto fiera del mio cappuccino con latte d'avena, non vedo l'ora di assaggiarlo. Ha fatto anche un po' di schiumetta, non so perché, però sembra super buono. Oggi per colazione, appunto, come avrete sicuramente intuito, andiamo con una cosa molto classica, ovvero fette biscottate con la marmellata, semplicissime. Sono stata una grande amante di questo tipo di colazione, almeno finché ero piccola. Fette biscottate di base non mi hanno mai catturata troppo, però in realtà ultimamente le sto rivalutando. Sono comunque una colazione sana, se non si esagera ovviamente con le porzioni, e comunque buona. In realtà preferisco il pane tostato, ma non abbiamo il pane tostato, sarei dovuta scendere già al supermercato ma è ancora chiuso, e quindi va bene così. Stamattina fette biscottate, l'altro, la marmellata di albicocche è una delle mie preferite, questa è quella di marca Coop. Devo fare colazione con biscotti, brioche, e ancora oggi a volte capita che sia così, però sto cercando appunto di limitare facendo delle colazioni più sane, anche per potermi permettere poi durante il giorno magari uno sfizio, che appunto magari avendo già mangiato una buona dose di biscotti a colazione andava poi a essere troppo durante il giorno. Buonissimo, strabuono. Forse ho messo un po' troppo latte stamattina, però vabbè. Tra l'altro abbiamo solo questa tazza gialla, ne abbiamo due. Una è in lavastoviglie e questa è rimasta. Devo assolutamente portarmi da casa delle altre tazze, perché questa è un po' scomoda per fare colazione. Cioè va bene per le tisane, ma solo per la colazione, sni. Buon appetito! È quasi ora di pranzo, io sono appena uscita dalla doccia, mi devo asciugare i capelli e sto pensando in realtà cosa mangiare per pranzo. Non ho tanta voglia di cucinare, anche perché in realtà non ho tanto tempo, visto che oggi pomeriggio avrò un impegno che non era in programma, quindi dovrò darmi una mossa, e quindi penso che mangerò le crocchette di patate che ha fatto mia mamma e che ho portato qua ieri con qualcos'altro. Adesso vedrò cosa c'è nel frigo, quindi sarà un What I Eat in a Day proprio reale in una giornata frettolosa, diciamo così. Quindi appunto vi farò vedere poi cosa mangerò a pranzo. Intanto ho già montato le clip della colazione che mi piacciono tantissimo, poi imparerò sicuramente, quando avrò più tempo, avremo anche più ingredienti in casa, a fare delle ricettine anche per la colazione un po' più particolari, tipo mi piace moltissimo in realtà il porridge con la frutta, il cioccolato fuso, ma non ho i fiocchi d'avena, li devo comprare, quindi insomma oggi è un What I Eat in a Day proprio survival, modalità sopravvivenza. Rieccomi tornata con dei capelli che, boh, non so, devo fare la piega alla frangia. Ora mi metto a preparare da mangiare, alla fine ho deciso di farmi un uovo sodo e di mangiarmi due crocchette di patate, quindi molto molto easy. Userò la prima volta il piano a induzione, che non ho mai utilizzato, soprattutto non in questa casa, quindi cercheremo di non fare danni, però insomma un uovo sodo, dai, ce la possiamo fare. Uova sode messe, missione compiuta, ho capito come si usa il piano a induzione. Magari riduco un pochino la potenza della cottura e niente, vediamo come verranno. Mentre aspetto che le uova siano pronte, vado a lavare
queste fragole. Che dire, mi piace molto questa vita da. Sono una vita da ragazzo che vive da solo e sono molto contenta finalmente di poterci creare un po' una routine mia del mio ragazzo in questa situazione nuova, a cui ancora mi devo abituare perché se mi ci immagino, mi immagino ancora nella sua cameretta a guardare nella vecchia casa, a guardare anime e a cenare con i suoi genitori, che è comunque una cosa carina, però appunto. È bello anche qualche volta adesso poterci ritagliare, insomma, i nostri spazi, fare le nostre cose, decidere noi cosa mangiare in base a cosa vogliamo, a cosa abbiamo voglia. Non lo so, mi piace proprio tanto questa cosa. Ed ecco qua il mio piattino, che non è sicuramente dei più belli al mondo, le uova, e vedere se sono venute soft boiled come le volevo fare io. Lo scopriremo subito. Wow, sì, sono venute, che bello! Guardate che meraviglia, ora poi ci vado a mettere un po' di sale. Ed eccole qua. Ecco il piattino terminato, sicuramente non proprio pulitissimo, però buon appetito a me. Vado a ritruccarmi per la seconda volta stamattina, perché mi ero truccata appena sveglia, ma poi appunto mi sono fatta la doccia, quindi mi sono struccata, guardate che... Carino, vabbè, a parte questa cosa un po' cringe, vado a fare un trucco un po' leggero perché appunto oggi pomeriggio ho un impegno riguardante il colloquio che ho fatto l'altro giorno e in realtà non ho ben chiaro cosa succederà oggi, se sarà, ci sarà un riscontro, se sarà un riscontro positivo oppure negativo, vi farò sapere. Non lo so, non parto con delle aspettative molto alte, sono sincera, ho un po'. Cioè, voglio partire forse con aspettative basse in modo che poi rimanga stupita positivamente invece non delusa. Preferisco così, partire proprio a terra per poi motivarmi dopo in caso eventualmente andassero bene le cose. Prenderò il mio caffettino, però ancora è presto, ho appena pranzato, quindi ora vado già a truccarmi così poi vado a ottimizzare i tempi e poi appunto posso farmi la mia pausa caffè e poi uscire, che tra l'altro oggi non era in programma di uscire, quindi ero bella tranquilla a casa, però vabbè, insomma, sono comunque contenta di essere riuscita a girare le clip per questo video perché non ho mai fatto un video del genere e proprio mi faceva piacere farlo. Vado a provare adesso, cioè in realtà l'ho già utilizzato una volta, ma vado a mettere qui con voi il nuovo ombrettino che ho comprato di Astra, il Chromotherapy, questo ombretto liquido duochrome, che sinceramente mi è piaciuto tantissimo, quindi lo vado a mettere sopra. Rieccomi, mi sto preparando per andare al colloquio, non so come chiamarlo, questo appuntamento, sono le 14:10. Ovviamente non rimarrò con la spalla scoperta, ma mi metterò poi un blazer sopra perché va bene a un colloquio, però insomma. Però quanto è bella questa maglietta e sinceramente mi piace tantissimo il look di oggi, cioè per ora sotto i pantaloni rosa del pigiama, però dopo andrò a mettere dei pantaloni beige e sopra appunto il mio blazer nero. Questi orecchini sono già abbastanza vistosi di loro. E come potrei chiamarlo questo video? What I Eat in a Day Vlog, perché alla fine è un po' un mix di tutte le cose, tra l'altro vorrei girare un video proprio statico in questa postazione con questo look, ma non ho idea al momento, quindi rimarremo così e coerenti col video che stiamo facendo oggi più o meno e niente, però devo ricordarmi di rifare questo look, tra l'altro guardate com'è luminoso l'ombretto che ho messo, è proprio duocromo opalescente, mi piace tanto 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 e questo è il mio solito rossetto di il mio solito rossetto di Charlotte Tilbury che ormai amo e metto praticamente solo questo. Oggi ho anche applicato l'olio per capelli di Gisou, che non so se vi ricordate, ma in uno degli ultimi video avevo espresso qualche perplessità riguardante a questo tipo di prodotto sui miei capelli. In realtà, da quando li ho tagliati e li ho sfoltiti, posso mettere tranquillamente questo oletto senza che mi vada a ungere i capelli, probabilmente perché ho alleggerito la cute e quindi ne risente di meno, immagino sia per questo, però sono molto contenta e tra l'altro ho quasi finito anche l'olio labbra della stessa marca e sono disperata perché lo devo assolutamente ricomprare perché mi sta salvando tantissimo. E nulla, mi sa che tra poco mi faccio un bel caffettino prima di andare. Ho
già preparato per stasera le fragole, come che avevo fatto vedere prima, ci ho messo lo zucchero e le banane, una mezza banana. Quindi stasera, frutta super super buona. Dire, mi sono dimenticata di filmare la cena, ma io pubblicherò comunque questo What I Eat in a Day, anche perché non è che ho fatto sta cena chissà quanto incredibile, ho mangiato un piatto di pasta al pesto, solo che avevo talmente tanta fame che mi sono proprio dimenticata delle riprese e me la sono ricordata nel momento in cui ho finito la pasta. Ho detto no, niente, non ce la posso fare. E io sono tornata da anche relativamente poco, ora sono le 7:40, sono tornata per le 6 a casa. Guilty pleasure di stasera, sono le 21:20 e ho voglia di uno spuntino dolcioso, un po' dolcino, e ieri abbiamo comprato questo tortino, prima abbiamo già mangiato metà, questo tortino alla nocciola, crema di nocciole, credo imbevuto in una crema, in una cuetta di ciliegia, ora non so esattamente cosa ci sia qua dentro, e poi spolverata di cacao. Ma vi giuro ragazzi, è troppo buono, ci ho comprato al supermercato, non l'abbiamo fatto noi, però è veramente tanto tanto buono, quindi stasera un paio di cucchiaini non me li toglie nessuno. Se sentite caos in sottofondo, rumori sottofondo, era la lavastoviglie che sta andando. Però vedete com'è fatto questo dolce, praticamente ha tutti questi strati di cioccolato e poi là il pan di Spagna è imbevuto in quest'acqua un po' alcolica, la ciliegia credo sia. Ma è troppo buono. Cioè, io innamorata. E nulla ragazzi, io vi ringrazio davvero di cuore per aver guardato questo video, anche se un po' imperfetto, sicuramente un po' un What I Eat in a Day un po' impacciato. Però spero che abbia tenuto compagnia, vi abbia intrattenuto in qualche modo. Io adesso mi sa che andrò a vedermi una serie TV. E oggi appunto ho finito di mangiare per oggi, sono tolta quest'ultimo piccolo sfizio prima di andare a dormire, diciamo, perché a quest'ora mi viene sempre tanta voglia di dolce. Ragazzi, vi auguro una buona giornata, una buona notte e fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate del video. A presto!